Chuck si gira. Buongiorno. Buongiorno, oggi siamo a Tivoli, come vedete non siamo vestiti da escursione e no. È anche un'altra stagione, è piena estate, queste riprese le stiamo facendo dopo, infatti nel video e ve ne accorgerete sicuramente perché il giorno in cui siamo partiti c'era un forte temporale, la nebbia era bassa, non si vedeva assolutamente niente. Eccoci qua, infatti vediamo, qui siamo all'arco di Quintilio Varo. Bene. Attraversiamo la strada e qui comincia il sentiero della Via dei Lupi. Là abbiamo il segnavia col cartello. Ci avviciniamo. C'è anche un bel disegno proprio Via dei Lupi. E siccome siamo vicino Roma, comunque qui a Tivoli è un punto anche comodo per raggiungerlo con il treno. Ci hanno raggiunto anche i nostri colleghi e le guardie parco che ci hanno accompagnato in qualche tappa che vedrete più avanti nel percorso. La presenza di questa quercia è stata una delle ragioni principali per la quale è stata istituita l'area protetta. La caratteristica principale di questa specie è proprio il sughero. Un qua intanto. Facciamo questo test. Se ci avete in timbro del bar proprio, che stiamo a fare la Via dei Lupi, abbiamo la credenziale. Continuiamo il sentiero, veniamo da San Polo e andiamo verso Pratone di Montegennaro. Strane cose sul sentiero. Abbiamo allungato la tappa di San Polo perché erano solo 2 ore e mezza di percorrenza, 8 km e qualcosa. Abbiamo pensato fosse meglio spezzare quella di domani. Ah ragazzi, una cosa importante nel trekking, ricordatevi sempre di riempire le borracce, se no rischiate di rimanere in 2 con 700 ml d'acqua per la sera. Ma per fortuna il giorno dopo abbiamo trovato subito la nostra oasi nel deserto. Acqua! Ci siamo rifocillati alla fonte di Campitello e adesso proseguiamo verso il sentiero per licenza. Tosta, eh? Quindi noi siamo venuti da qui, no? Poi, vedi, se noi la seguivamo manco ci portava a licenza. Infatti guarda qui il pezzo, la licenza. Eccoci qui a licenza, dove stanotte avremo il lusso di dormire in un palazzo baronale del XVIII secolo. Un tempo era il castello degli Orsini, adesso invece è adibito a foresteria comunale. E ora vi salutiamo con questa bellissima vista. Buonanotte a tutti. Oh Simo, ma oggi chi ci raggiunge? Stefano e Donato. Questo è il sentiero Coleman. È fattibile, a meno che non ci vuole.
azzardate. No, quelle sono state azzardate, posso dire. Leggermente bagnato. Sai che succede? Io mi sono leggermente bagnato. Laghetti per Cile, un'ora e mezzo. Dopo i lagustari di Vercile, che sono davvero una tappa imperdibile nei Lucretili, arriviamo a Rio Freddo. Speravamo che il nome non fosse una garanzia, invece è stata la notte più fredda della nostra vita. Alla scoperta di questa casetta. Un bagno! E c'è anche il tetto! E che lì non c'è. Ah, c'abbiamo l'acqua! C'abbiamo l'acqua! Mamma mia! Una scopa in mezzo, vedremo come esce. Buonanotte. Buongiorno, stiamo lasciando adesso l'area sosta dove abbiamo pernottato. Adesso facciamo i 2 chilometri che ci separano dal paese e poi prendiamo il sentiero che ci porterà a Cervara. Sì, sono 15 chilometri oggi e così concludiamo le nostre tappe nei Lucretili. Fai la faccia soddisfatta? Quando vai al comune di Rio Freddo per farti mettere un timbro sulla via dei lupi, ma te lo mettono su licenza e San Polo dei Cavalieri. Sentite il rumore delle macchine? Siamo sotto l'autostrada. Buongiorno. Scusa, stava a Filippino. Sì, adesso. Stiamo a fare parte nei Lucretili. E lei pure l'ho riconosciuta. Siamo all'ultima tappa qua dei Lucretili, finiamo a Cervara e poi ricominciamo a fine aprile nel Parco Nazionale. La struttura è stata chiusa, non esiste più, eh. No. No, hanno smantellato tutto, non ci stanno più gli animali, non c'è più niente. Ma assurdo. No, poi è bello, peccato che non ci abbia. Gli animali siete imbalsamati, ma chi ce l'aveva nel circondario? Nessuno. E che ci hanno fatto là con quella struttura? Per adesso ancora niente, però l'idea che ho sentito nell'area è che vogliono fare la caserma della forestale. Vabbè, buona giornata, grazie. Non va sì, no, no, no. Grazie, ciao, buona giornata. Bella tosta. Auricola. E secondo me per me gli spacchi c'è un senso, se li spacco non erano adeguati. Ecco cosa succede perennemente sul cammino, ti cascano le bacchette e non le vuoi più recuperare. Ma Simone ormai è diventato esperto in questo. Vai, è 1 e 2. Il sentiero si incrocia con il bivio per Prataglia. Oh, qua troviamo addirittura una panchina panoramica. No. Siamo pronti. Partenza e via. Tiro a fermare e monti. Partenza e via. Siamo nei Monti Simbruini! Siamo ufficialmente nel Parco dei Monti Simbruini, di nuovo.
e siamo precisamente all'osservatorio astronomico di Prataglia, dove c'è anche la locanda dell'orso, che è un'area attrezzata con tavolini e barbecue per la sosta. Da un bel po' abbiamo passato il confine nel parco e adesso siamo proprio qui, in quest'area sosta. Manca ancora poco, una quarantina di minuti, 45 minuti e siamo a Cervara di Roma. Siamo arrivati a Cervara di Roma, adesso ce la giriamo. E qui si conclude il nostro cammino di questi giorni, in cui abbiamo collegato il Parco dei Monti Lucretili al Parco dei Monti Simbruini. Oh, frena, torna indietro, non è mica finita qui, abbiamo fatto anche delle azioni. Ecco, ci siamo ripartiti da Poggio Mogliano, l'inizio alternativo della via che si collega a Rio Freddo. Da qui si vede Cima Casarene, che oltrepasseremo per andare a Ordinio, e poi il giorno dopo a Percile. Ci hanno accompagnato in questo viaggio anche le operatrici del Parco dei Monti Lucretili e i volontari con cui abbiamo svolto il servizio civile quest'anno. Tra le attività abbiamo svolto il monitoraggio della fauna e anche lungo il sentiero andremo a piazzare una fototrappola. Quindi quella è Nerola sulla collina e quella sotto è Scandriglia? Sì, brava. Ma questa mi sembra bella grossa. Forse pure più di una. Questo è un sito di marcatura. Sì. Mettiamo qua la fototrappola. Che dici? Potrebbe essere un'idea. Queste furono le ultime parole famose quando non trovammo più la fototrappola. Azioni di Giulia. Erano queste. Sta dritto. Nella vetta di giornata. Questa è una troscia. Ma voi? Qua ci si lavano i cinghiali. Al cancello. Vediamo se sono aperti, anche se vedo tutto chiuso. Magari è aperto al centro anziani, ma al comune è chiuso. Dove? E sotto quell'altro timbro, ci siamo fatti mettere ieri sera, ok. E anche qua, sotto questo timbro, qua sotto. Lui è Domenico e adesso ci farà vedere come fare il formaggio. Buonasera, sono Domenico e vi faccio vedere come si trasforma il latte. Stiamo procedendo alla rottura della cagliata. Il vero formaggio non ha sale, quindi non è primo sale. Il primo sale deduce che già c'è il sale sì, all'interno del formaggio. Guarda che bella! Sento molto più di prima, adesso è proprio super pungente. No, ma Orvini è bella, te giuro, a me quando abbiamo fatto i giri con guardiaparco è il primo che mi è rimasto impresso Orvini. Però arrivando da qua è ancora più bello, noi siamo sempre venuti sì. Arrivando da qua perché sì, 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 a voglia. Bello, è bello. Ma è solo per venire al vino. Solo per venire a mangiare la pizza al forno, pizza. Principalmente, poi pure per il paese. Mamma mia, quanto è buona questa pizza! È buonissima. Ma chissà che trucco ci sta dietro. Andiamo a chiederglielo. Buongiorno, ben arrivato. Sì, vuoi venire? Sì. Ah, è accomodato, mi prego, venite. Io sono Rosina, la proprietaria del forno. Il lievito, l'acqua, un lievito, l'acqua tiepida e il sale. E lo metto a lievitare. Quando è pronto raddoppia di volume.
quando è lievita è più gonfia ancora. Questo è l'olio. Soprattutto con la Nutella. Con la Nutella. Ma siete proprio qua di Orvino, no? Sì, vado a Orvino, cresciuto. Questa è mamma e papà. Mamma che tira fuori il pane dalla legna. Non lo so, tutti sono pronti. Prendilo. Vengono qui, si prendono il pane, la pizza. Poi tutti i giorni lo devi fare, capito? Io lo faccio perché mi piace proprio, volete farlo, no? Ci sono... Quindi hai capito qual era il trucco? Non c'era il trucco. Il trucco è la sua esperienza e la passione che ci mette nel suo mestiere. Contri coi gatti del paese. Ah. Ciao Micione. Un bel fuocherello al tramonto. Vediamo cosa ha preparato Simone qui. Entriamo. Entriamo, entriamo. Ah, no. Un'altra. Non entriamo, un'altra porta. Meglio, meglio. Oh, più isolamento dal freddo. Esatto. Che oggi porta neve qui ad Orvino, eh? La rialza forse. Luce. Perfetto. Buongiorno qui da Orvino, sta nevicando. Fiocca, fiocca. Allora, oggi come sapete dovevamo fare la seconda tappa della deviazione dei Lucredili, della via dei Luvi, che ci portava da Orvino a Riofreddo. Però visto che gran parte del sentiero già l'avevamo percorso facendo la tappa a Licenza a Riofreddo, abbiamo pensato di deviare, uscire dal sentiero, prenderne un altro comunque ufficiale del parco, che tra l'altro coincide col cammino naturale dei parchi, e di arrivare qui nel paese di Percile. Sì, perché comunque è un bellissimo paese, tutto arcato così, e è anche una bellissima meta da cui partire per delle escursioni giornaliere per arrivare alle costiere di Percile, comunque è molto carino. E con oggi quindi abbiamo finito di girare in lungo e largo i Monti Lucredili e ci rivedremo invece più in là per girare l'Abruzzo. Sì, voglio. Vabbè, lascia sul tavolino. C'hai il coperchietto? Sì, non ce l'ho messo. No. Guarda che gelati, il gelato Gardaland, prezzemolo di Gardaland. Questo era il più buono di tutto. Sansone, Sansone, sì! Non esiste proprio niente a che vedere.